ecco dietro la Pagani la Minardi PS205, la vettura che ha chiuso le coupé Minardi 20 anni di Formula 1, guidata dallo stesso progettista presentato tutti i cittadini legati della Formula 1 all'insegna della Minardi Team guidata da Fredonti, che oggi non ha poi presentato un professionista che ha portato lustro al volante della monoposto, ripetendo i plasti degli anni passati quando il moto ha un progetto battuto, sono arrivati sia la moto pubblicizzata che l'attuale monoposto. Molto applausi, abbracci per una scelta nostra, che tanto ha portato il positivo importante che avviene l'istico nel mondo. Il corso ora il team principale Toto Wolff e tutto lo stato maggiore, tutto lo staff della squadra campione del mondo in carica, che probabilmente nel giro di pochi Gran Premi confermerà il titolo della Norte per questo 2015 e per l'occasione della capacità tecnologica che la team Mercedes ha dimostrato di avere. Abbiamo anche le chiarine e i tamburi della Rivoli, che sono pronti a sbandierare e ad accogliere con loro entusiasmo gli ospiti. Sono gli amici della Milanero, chiarine e tamburi, eccoli qua, sentite Toto Wolff che viene a ricevere il premio in ceramica realizzato dalla pista di Toto Wolff. Saranno poi i protagonisti della competizione. Oh.
si ripete il tema di domani, per cui si fa l'illusione. Quello che ritorno, intanto l'applauso, l'abbraccio della terra di Romagna a Mr. Wolf, a conferma della sportività della Romagna, che applaude chi merita, che ha dimostrato col lavoro di saper creare l'eccellenza fra tecnologia e la parte umana, indipendentemente dai colori. Siamo in terra di Maranello, ma le eccellenze le abbracciamo, le premiamo e le ringraziamo per la loro presenza. Ringraziamo anche per la presenza della signora, ricordiamo abbiamo un pilota, è la pilota Williams, quindi c'è, facciamo l'applauso a Susie Wolf. Allora, Mr. Toto, la prima impressione di essere in questa splendida cornice medievale delle colline brisighellesi. Sì, buongiorno a tutti, mi dispiace per il mio italiano, è come un bambino di 3 anni, ma provo. Mi piace molto, noi piace molto la città, è tanto bello, una domenica sera, non c'è una cosa più bella di arrivare con una Mercedes così, grazie. Di essere in Romagna e di essere in Italy, sempre un po' difficile per la Mercedes, perché Ferrari è a casa qua, ma noi abbiamo molto molto rispetto per la Ferrari, e credo che solamente una questione di tempo quando loro ritornano, non solamente vincere gare ma anche vincere campionati. Ma io in quel mio, come si dice, posizione, vado a provare di farlo aspettare un po'. Mr. Wolf non ha fretta di vedere tornare a vincere il mondiale, è sufficiente qualche gran premio e andate d'accordo tutti. Senta Mr. Wolf, lei ha un compito molto difficile, la gestione di due grandi piloti. Avete dimostrato grandissima sensibilità e attenzione tecnico-tattica. Sì, è una questione di filosofia. Si vede in grandi squadre che sempre c'è un numero uno e un numero due, perché è più facile a gestire il numero uno e il numero due. Non c'è sempre parte uguale, e concentrare su un pilota solo è più facile. Noi crediamo che di avere due piloti fa spingere, fa sviluppare la squadra molto di più, fa la macchina più veloce. Naturalmente all'interno è un po' difficile la psicologia, ma siamo in nostro terzo anno con i due, e un giorno va bene, un giorno è meno, ma in tutto vediamo che la filosofia e l'ambiance in squadra è assolutamente perfetta.